Ciao a tutti, bentornati su American Coffee. Purtroppo questo weekend sono bloccata in casa per via della tormenta di neve. Allora, oggi volevo parlarvi della patente in America. Quando verrete qui come au pair, dovete prendere la patente internazionale. Se non avete visto il video che riguarda la patente internazionale, ve lo metto sotto, quindi andate a guardarvelo. Con la patente internazionale, cosa si fa? Potete guidare negli Stati Uniti. Quanto potete guidare? Dipende dallo stato in cui andrete a vivere, perché qui le regole sono veramente completamente diverse da stato a stato. Io nello stato di Washington con la mia patente internazionale potevo guidare per un anno senza aver bisogno di fare una patente americana. In tanti stati si può guidare solamente 3 mesi, ad esempio, quindi dovete andare a fare la patente. Cosa è successo? Io la patente dello stato di Washington l'ho dovuta comunque fare anche se potevo guidare un anno, perché una volta che prendete la vostra patente internazionale la dovete fare un po' prima. Quindi la mia patente internazionale mi scadeva prima del periodo in cui mi sarei trasferita in Virginia. Ecco qua all'incirca com'era la mia patente. Cosa dire? Cosa è successo? La mia patente nello stato di Washington è stata molto costosa. Io ho pagato quasi $110, è uno degli stati dove fare la patente costa di più e ho dovuto sostenere sia l'esame scritto che l'esame di guida per poter ottenere la patente americana, ma ho ricevuto una patente americana normale con una validità di 6 anni. E invece sono stata molto fregata perché sono andata a fare la patente dello stato della Virginia, cioè a convertire la mia patente dello stato di Washington con lo stato della Virginia. Quindi una volta che avete una patente americana, teoricamente non dovete più fare test, a volte dovete fare quello scritto ma non la pratica, dipende sempre dallo stato. E sono rimasta veramente veramente molto fregata e dopo vi racconterò il perché. Adesso vi dico cosa vi serve per poter fare una patente americana. Dove si va a fare la patente negli Stati Uniti? Il nome dell'ufficio cambia da stato a stato, ad esempio a Seattle era DLO, mentre qui è DMV, Department of Motor and Vehicles, quindi praticamente è sempre diverso, cercatevelo su internet e vi troverete il nome dell'ufficio. Cosa vi serve per fare la patente? Primo vi serve il passaporto, con il vostro visto sopra, non dimenticatevelo. Secondo, vi servirà questo, il Social Security Number. Come ottenere il Social Security Number? Una volta che si è negli Stati Uniti da 10 giorni, si può andare a richiedere questo numero di previdenza sociale nel Social Security Administration Office. Quindi andrete lì, dovrete portare tutti i documenti che vi servono, trovate tutto su internet, compilate il modulo e potete richiedere questo numero. Questo numero ci impiegherà all'incirca una settimana ad arrivarvi a casa ed è necessario per fare la patente, ve lo chiederanno ovunque. Altro documento da portare con voi è questo qua, che è il vostro modulo DS-2019. Questo modulo vi arriverà a casa prima di partire per gli Stati Uniti. La vostra agenzia ve lo invierà e su questo modulo troverete, dice che vi autorizza a lavorare negli Stati Uniti, quindi troverete il vostro indirizzo della famiglia e il timbro dell'agenzia. Un'altra cosa che vi potrebbe servire, ma che a me non hanno chiesto,
però voi portatela per sicurezza, è quest'altro modulo, l'I-94. L'I-94 invece non vi arriverà a casa prima di partire, ma una volta che sarete negli Stati Uniti, finita la training school, vi arriverà un'email con questo modulo che potete stampare e tenere con voi. Questo modulo praticamente attesta la vostra entrata negli Stati Uniti. Cosa vi richiedono ancora, oltre a queste cose? Vi chiedono un attestato di residenza, quindi vogliono sapere dove vivete. E in questo caso potete portare il vostro resoconto della banca. Qua la banca vi manda ancora i resoconti per posta, arrivano una volta al mese, e quindi prima fate il conto in banca o comunque dovete portare della posta che avete ricevuto, con il vostro nome e l'indirizzo in cui state in questo momento. E nell'ufficio della motorizzazione, oltre alla patente, potete fare anche i vostri documenti di identità, quindi il vostro ID. La carta d'identità non è veramente necessaria qui, perché la vostra patente è valida come documento di riconoscimento, lo potete usare per tutto e anche per volare. Quindi potete pensare di fare l'ID solo in caso che voi siate qui e non dobbiate guidare, pensate di non fare la patente. Il costo dell'ID nello stato di Washington era piuttosto caro, era $45, qua credo sia 20, come la patente $20. Come fare i test? Il test scritto è una cazzata assurda, fidatevi, non posso dire altro che è una cazzata, ragazzi. Nel mio stato erano 20 domande con 3 risposte. Dovete studiare? Vi preoccupate, devo comprare un libro, devo fare dei corsi? Allora, sotto vi metto il link delle mie 2 motorizzazioni dove sono stata e trovate il libro gratuitamente su internet, quindi non dovete nemmeno comprarlo, dovete andare, aprire il link e potete leggervelo gratuitamente, a volte addirittura lo trovate stampato in biblioteca. Quindi non perdete tempo per andare in motorizzazione, che è sempre pienissimo, per chiedere informazioni, andate direttamente sul sito e andate là quando siete pronti. L'esame praticamente vi fanno entrare in una stanza che è anche aperta, non c'è nessuno a controllarvi, andate, prendete il vostro numero, entrate, accendete il computer e fate l'esame scritto. Cosa si può fare? C'è una cosa che è skippare le domande, quindi se voi non sapete una domanda la potete skippare. Quando voi la skippate e avete finito tutte le domande, cosa succede? Le domande skippate vi ritorneranno esattamente come le avete skippate, ma non potete più saltarle in questo caso. La cosa bellissima è che se voi avete un numero sufficiente di domande e vuol dire che potete già avere la patente in mano, quindi se avete 5 errori e voi avete tipo già 16 domande corrette, l'esame vi si blocca. Quindi se voi non sapete le domande successive, voi l'esame lo avrete passato comunque, indipendentemente. Questo è quello che è successo a me. Avevo saltato 3 domande che assolutamente non sapevo. Ne ho azzeccata una e il mio esame è stato passato, anche se io non sapevo le risposte delle domande successive. Una volta che avete in mano il vostro test scritto, immediatamente dopo, andate allo sportello e allo sportello potete prenotare il vostro esame di guida. L'esame di guida, se potete usare la macchina della vostra famiglia o di qualche conoscente, non vi chiedono neanche se siete assicurati, non vi chiedono niente, vi chiedono solo se vi presenterete con una macchina o se non lo farete. Se vi presenterete con una macchina, il prezzo è veramente esiguo. Se invece volete una macchina data dal vostro dipartimento di guida, dovete pagare molto di più, logicamente. E quindi prenotate il vostro test di guida, che di solito è una settimana, 2 settimane dopo che avete fatto la vostra teoria. Cose che magari potrebbero interessarvi. Allora, vedete qui
Questo attesta sulla mia patente che io voglio essere donatrice di organi negli Stati Uniti. In caso succeda qualcosa, loro sanno che io posso donare, quindi voi potete scegliere se dire sì se voglio farlo o no se non volete farlo. Ora vi dico perché io sono stata fregata, perché avevo una patente normale. Mi sono mossa in Virginia e io non ho controllato prima di prendere la mia famiglia le regole. Quindi io avevo questa patente dove potevo guidare 6 anni e anche se fossi uscita dagli Stati Uniti, la mia patente rimaneva comunque valida una volta che tipo fossi tornata qua magari per vacanza e volessi noleggiare una macchina. E invece nello stato della Virginia avete una patente molto meno costosa, $20, ma è legata al modulo che vi avevo detto io. Il modulo DS 2019. Questo modulo ha la validità di un anno, che è il vostro contratto che avete con l'agenzia e con la famiglia. Quindi qui la patente è solo per un anno. E anche se io ho una patente americana normale, la mia patente della Virginia è legata al modulo, quindi indipendentemente non gliene frega assolutamente niente. Io ho perso la mia patente e adesso mi ritrovo con una patente che ha una validità di un anno. Quindi ho speso tantissimi soldi per nulla. Voi verrete qui, fate l'esame scritto e fate l'esame di pratica, ma lo fate per nulla perché dopo un anno vi ritroverete nuovamente senza patente. Il mio esame di guida è durato all'incirca 20 minuti. E non dovete fare il 100% delle cose esatte per poter passare l'esame, ma vi serve l'80% esatto per poter ricevere la patente. Quindi sono 20 minuti, dipende dall'esaminatore, vi farà fare cose diverse. Guardatevi bene le regole, leggetevi quindi il libretto perché qua ci sono regole diverse e cose diverse rispetto a quando avete preso la patente in Italia. Allora, io vi lascio con questa chicca che non mi ricordo assolutamente che abbiamo fatto in Italia, quindi penso non lo sappiate anche voi, e sono i segnali manuali in caso non vi funzioni la segnaletica nella macchina. E praticamente sono girare a sinistra, girare a destra e fermata o rallentarsi. E questo me l'hanno chiesto prima di iniziare il mio esame di guida. E io non lo sapevo, non l'avevo trovato neanche sul libro, e per fortuna ho visto qualcuno che l'ha fatto prima di me, è partito prima di me, allora sono andata su internet e sono andata a controllarlo, e prima di mettere in moto la macchina mi hanno chiesto di fare questa cosa e hanno controllato tutte le mie frecce che funzionassero. Grazie ancora per guardare i miei video, spero che questo video vi possa essere stato un po' utile. Caffè e cappuccini ragazzi, ciao ciao!